Anticipazioni Love is in the Air, puntate dal 2 agosto al 6 agosto. Saranno puntate ricche di emozioni perché Serkan, dopo aver scoperto la verità sulla morte del genitore di Eda, deciderà di chiudere con lei la relazione per i troppi sensi di colpa, ma vediamo nei dettagli che cosa succederà. Serkan deciderà di chiudere la relazione con Eda, ma non sarà facile per lui perché la ragazza è sempre in azienda per un lavoro importante con il suo nuovo socio Efe. Ma come se non bastasse, i due ex fidanzati si ritroveranno addirittura a lavorare insieme e sarà così una situazione molto difficile da gestire per entrambi. Ma per Eda questo lavoro è molto importante perché se riuscirà a portarlo al termine dal punto di vista economico l'aiuterà moltissimo per poter proseguire così il suo sogno, quello di andare all'università in Italia. Nel frattempo, sempre durante le puntate che andremo a vedere dalla prossima settimana, arriverà Seifi in ufficio che porterà su richiesta proprio di Serkan tutti gli oggetti personali che Eda aveva lasciato a casa dei Bolat, compreso i regali che gli aveva fatto proprio Serkan. Così Eda, presa dalla rabbia, prenderà questa scatola e la butterà in aria davanti proprio agli occhi di Serkan. Il tutto avverrà in ufficio. Eda è molto stanca e Fè così deciderà di fare una gita per poter stare tutti insieme. La ragazza però si allontanerà perché vuole stare da sola, ma a fine giornata qualcuno si accorge dell'assenza di Eda e così inizieranno a cercarla. Eda ha avuto un malore ed è finita in un borrone. Sarà proprio Serkan a ritrovarla. In questo frangente Eda perderà per poche ore la memoria e il medico chiederà così all'architetto di non farle fare sforzi e decideranno di passare la notte nello chalet in montagna dei Bolat. Lì Serkan prenderà una decisione drastica, abbandonare l'abitazione che fino a quel momento ha condiviso con i suoi genitori, Aidan e Alpkitin, e così manderà nello sconforto proprio sua madre Aidan, che senza Serkan non riuscirà proprio a stare. Questo e tanto altro nella prossima settimana di Love is in the Air. Voi continuate a seguirmi.